L'efficacia del sistema socio-sanitario veneto è il risultato della straordinaria capacità delle strutture pubbliche e private del territorio di garantire una qualità di primissimo livello, a dispetto dei tagli spietati dei trasferimenti, se è vero, come ha annunciato l'assessore regionale competente Luca Coletto, che sarebbe in arrivo un'altra decurtazione di 1,5 miliardi di euro. Ad essere particolarmente penalizzate le strutture private accreditate, cioè riconosciute dalla Regione, alle quali i trasferimenti sono stati ridotti all'osso con conseguenti tagli al personale e prospettive di applicazioni diffuse dei cosiddetti contratti di solidarietà. Il punto nelle dichiarazioni dello stesso assessore. Come Regione ci stiamo muovendo per fare una delibera integrativa alla precedente, quella che ha chiuso i termini al 28 febbraio, che possa diluire nel tempo, nei prossimi 2-3 anni, quelli che sono i tagli che vengono appunto da Roma, i tagli lineari che vengono da Roma. Noi cerchiamo di diluirli nel tempo per evitare proprio questi riscontri assolutamente negativi che in un momento di congiuntura economica negativa come quella attuale non ci devono essere. Cioè, dobbiamo cercare di preservare, nel rispetto di quelle che sono le direttive nazionali e nel rispetto delle normative, i posti di lavoro che attualmente sono impiegati dalla sanità privata. Sottolineo che la sanità privata deve essere complementare alla pubblica e quindi lavorare in sinergia. Quindi l'obiettivo finale che è legato a questa delibera è di fare anche un minimo di programmazione per i prossimi 3 anni in maniera tale da rivalutare e rivivacizzare quelli che sono gli ambiti sanitari con la finalità del contenimento dei costi, ma soprattutto del mantenimento dei posti di lavoro. L'abbiamo sentita annunciare paventati tagli, speriamo che abbia sentito male. Ma io mi auguro, sono voci che arrivano da Roma, sono sostenute peraltro da documentazioni che andranno in commissione bilancio. Io sono certo della sensibilità dei deputati e dei senatori che lavoreranno a questi documenti, visto e considerato, come dicevo poc'anzi, la sanità italiana è quella che a livello nazionale costa meno, pur sostenendo un sistema sanitario su base universalistica.